che davanti alla cattedra, alla pace, quello che si fa per costruire dall'esperienza e dalle testimonianze per arrivare a qualcosa di concreto. La guerra è stupida, perversa, crudele, non so, a Medea per dire, e poi arriviamo a episodi analoghi oggi, a Medea quando sono arrivate le truppe italiane erano alloggiate le prime nella casa di fronte alle scuole, dove era l'Exena, non mi ricordo come si chiama adesso, i vecchi proprietari, non so, non era il Simonisma, era qualcun altro, E alle prime arrive ci sono state tre cannonate qui a Medea, una dietro la casa, ad esempio, dove sta adesso il maestro Aldo, una vicino alle scuole, una in centro, quasi di fronte. L'unica che ha fatto qualche danno è stata quella vicino alle scuole, che è un po' danneggiato. La prima, quella dietro al maestro Aldo, lì erano ammassate le prime masserizie e munizioni dell'esercito italiano, del regio esercito italiano, che poi precipitosamente le hanno portate dietro la collina. Ma l'aspetto più curioso è tutto, sono queste testimonianze dei nostri bisnonni, l'aspetto più curioso è che una sera, proprio in queste prime giornate di guerra, partì l'allarme dalle nostre truppe, qua, quelle che, nostre, di quelle che erano a Medea, no? E partirono, arrivarono verso Fratta e si attestarono lungo il Versa. Il Versa quella volta era tutto una serpentina, non è il Versa di adesso. E arrivarono dall'altra parte e cominciarono a sparare, da una parte e dall'altra. Però alla fin fine, da una parte dissero avanti Savoia e dall'altra parte dissero avanti Savoia, che erano gli italiani che andavano da Vilessa. Questo è. Ecco, per dire quanto è stupida, gli stessi esempi li abbiamo oggi, quando si parla di fuoco amico, in Iran, dappertutto, ospedali, eccetera. Ecco, la stupidità della guerra, la stupidità di certe cose che purtroppo le fa l'uomo. Che però guerra è anche servizio, dovere. Ecco, cerchiamo di capire perché queste esperienze estremamente negative, però se vengono colte e date e proposte in termini positivi, possono anche essere esempio per il futuro. Perché dico questo? Perché rilasciando la mia appartenenza alla Associazione Nazionale Alpini, nata proprio dopo la prima guerra mondiale, il 19, il prossimo anno celebreremo un centenario della nostra fondazione, come ricordava anche Stacco prima, sono nate tante di queste, la Croce Nera, perché era tutto un discorso internazionale. Diversa, se volete, la Croce Nera austriaca, perché raccoglie tutte le associazioni, tutte le armi. Da noi abbiamo una realtà diversa, dove ogni arma ha la propria associazione, dove indubbiamente l'associazione Alpini ha un qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso perché nasce proprio anche dall'esperienza della guerra, dal tipo di servizio che viene svolto anche dall'Alpino. Io dico in termini positivi, non voglio parlare come esaltazione di quello che del mio servizio militare. Ma perché? Perché stare sul fronte, stare di fronte in situazioni molto particolari, si sviluppava molto di più che in altre associazioni questo senso di solidarietà, di aiuto reciproco. E questo sarà fondamentale anche per la costituzione di quello che sarà poi l'Associazione Nazionale Alpini nel tempo. Chiaramente nel 19 era un momento culturale completamente diverso da adesso, molto più borghese, molto più elitistica, se volete, però nel tempo, ed è indubbiamente anche la seconda guerra mondiale, se vogliamo fare un passaggio storico, ancora di più ha dato questo senso di solidarietà.